Già lo vediamo dalle immagini, siamo dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico dove oggi si decide il futuro di Gela in merito alla vicenda Eni che tiene banco dal 6 novembre del 2014 perché è stato firmato un protocollo d'intesa, però attualmente i cantieri non sono partiti e giustamente gli operai dell'indotto e anche quelli del diretto protestano e oggi fanno sentire la propria voce numerosi gelesi che sono giunti a Roma, nella capitale, dopo un viaggio estenuante in pullman. Noi siamo con alcuni di loro, è chiaro che la protesta da Gela si sposta a Roma, per oggi voi da Roma volete delle conferme, delle certezze immediate. Noi vogliamo, chiediamo soprattutto il lavoro, perché basta con queste forme di assistenza, cassa integrazione, perché questi qua non porteranno a nessuna strada. Se hanno deciso di chiudere la raffineria, parlino chiaro, non che fanno, tirano da una parte all'altra e le uniche persone che soffrono sono le famiglie. Tanto il greggio o lo raffinano a Gela o lo raffinano da un'altra parte, ormai quello che hanno fatto l'hanno deciso loro. Non fanno lavori da 3 anni, non fanno bonifica, hanno fatto soltanto delle pulizie su dei reparti, hanno chiuso tutto, tutti i reparti, non hanno fatto nessun lavoro, tutte le ditte, siamo esasperate le ditte, gli operai. È una situazione di emergenza, l'abbiamo ripetuto più volte, voi chiedete, come sottolineavamo oggi, delle risposte. Sì. Le risposte per il presente occupazionale dei lavoratori, ma soprattutto per il futuro, soprattutto per i vostri figli. Soprattutto per i nostri figli. Oggi speriamo di concludere veramente, che sia l'ultimo. Questo è il secondo viaggio che faccio a Roma, in brevissimo tempo. Posso continuare anche con i miei amici, però spero che oggi si concluda veramente, usciamo con qualcosa di positivo. E ripeto, non con questi ammortizzatori sociali, non vanno bene, noi cerchiamo il nostro diritto, il lavoro. Le proteste sono state tante a Gela, blocchi, presidi. Oggi invece, come sottolineavamo, dal Ministero, dai responsabili del Dicastero dello Sviluppo Economico, volete soltanto una parola, lavoro per i gelesi. Solo lavoro, perché noi siamo operai e viviamo di lavoro, le nostre famiglie vivono del nostro lavoro. Quando noi non lavoriamo soffrono e basta, perché non c'è niente da spendere per i nostri figli, per mandarli a scuola, per dargli indumenti puliti e decenti, come fanno tutti gli operai che lavorano. Dunque alle 15 comincerà la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico, vi terremo aggiornati sugli sviluppi che ci auguriamo siano positivi. Hanno raggiunto la capitale anche i segretari confederali delle varie organizzazioni sindacali, ne abbiamo già uno, è Franco Iudici della Filca CISL. Ti chiedo subito, Franco, oggi si aspetta soltanto una parola importante da parte di chi governa. Sì, noi siamo qua proprio per ribadire con forza, e bene hanno fatto i lavoratori ad essere presenti anche con le famiglie, questo lo dimostra abbastanza chiaro la situazione di disperazione che noi abbiamo nei nostri territori. Oggi noi ci aspettiamo un passo avanti rispetto al protocollo fatto a novembre del 2014. Noi ci aspettiamo che il governo nazionale, il governo regionale, che oggi saranno presenti assieme all'ENI, dicono una volta per tutte e fanno chiarezza sulla questione delle autorizzazioni, perché volere e potere, secondo me Eni ci continua a scherzare su questo. Eni oggi deve fare un'operazione verità e per dare una boccata d'ossigeno ai lavoratori, al territorio, deve iniziare tutti quegli investimenti che oggi sono cantierabili. Poi tutte le altre cose che sono in programma, giustamente, siccome l'accordo è stato fatto, noi pretendiamo che l'accordo venga rispettato. Anche le donne, al seguito dei propri mariti, dei propri lavoratori, ed è chiaro che non lavorando un marito non arrivano soldi a casa e la situazione si fa difficile. Io sono qui anche come membro di un'associazione di volontariato e rappresento comunque altre associazioni di volontariato, e quindi saremo noi tutti insieme sempre dalla parte dei lavoratori e lotteremo affinché Gela diventi una città vivibile e il lavoro non manchi per nessuno. Bisogna sottolineare pure che c'è stato l'impegno da parte dell'amministrazione comunale, anche del governo regionale, per sbloccare definitivamente
quella che è divenuta, l'abbiamo ripetuto in più di un'occasione, una vera e propria emergenza occupazionale. Sì, abbiamo avuto i consiglieri comunali al nostro fianco, quindi stanno lottando insieme a noi. Speriamo che arrivano buone notizie oggi dal Ministero. Speriamo, tutti siamo qua. Prima dell'incontro di oggi abbiamo raccolto alcune testimonianze, abbiamo sentito i segretari e confederali di CGIL, CISL e UIL, sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Cosa vi aspettate oggi dall'incontro che potrebbe decidere le sorti di un'intera città? Oggi vogliamo innanzitutto avere da parte dell'ENI alcune anticipazioni dei lavori e nello stesso tempo avere anche da parte del governo gli ammortizzatori sociali sino a quando non iniziano i lavori sia della Green sia della piattaforma. Questo è l'obiettivo principale. I cantieri perché non partono? Dallo 6 novembre del 2014 ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e tanta. Sì, c'è un ritardo della politica nazionale e regionale sui giri autorizzativi, però c'è anche un impegno dell'ENI a proseguire sul protocollo e noi dobbiamo utilizzare questo impegno affinché si concretizzi, perché c'è la necessità di uscire dal tunnel e questa necessità è avvertita dai disoccupati, da tanti genitori che hanno i figli a casa e da tanti lavoratori che sono stanchi di vivere di cassa integrazione pregiunta in ritardo e non di lavoro produttivo, e siamo qui per questo. Lo sviluppo di Gela non rappresenta solo uno sviluppo economico per la città di Gela ma per tutto il comprensorio. Ci sono dipendenti dell'indotto e del diretto che abitano a Niscemi, a Riesi, ovunque, a Caltanissetta, da Favara. Pertanto trovare la soluzione oggi non significa dare risposta a Gela ma dare risposta almeno a buona parte della Sicilia. Dunque, abbiamo sentito i segretari confederali, Ignazio Giudice per la CGIL, Maurizio Cassania per la UIL ed Emanuele Gallo per la CISL. Le sigle sindacali sono compatte in merito all'avvertenza Gela. Abbiamo raccolto anche la testimonianza del consigliere Toto Gallo, che assieme ad altri colleghi oggi ha raggiunto la capitale, ed ascolteremo nelle prossime interviste anche la dichiarazione di alcuni gelesi che hanno lavorato allo stabilimento, hanno finito la loro esperienza lavorativa ma sono preoccupati per il futuro dei propri figli. Sentiamo. Sarebbe un passo avanti se l'ENI insieme al governo dessero delle date certe sull'inizio dei lavori. Gela, quello che aspetta, noi l'abbiamo detto più volte, è il lavoro. Il Consiglio Comunale è vero è che è d'accordo anche sugli ammortizzatori sociali, però l'obiettivo nostro, che è quello non dell'avvertenza ENI ma dell'avvertenza Gela, è che perlomeno ripartano i cantieri e si inizi a lavorare. Questo ci chiede la gente, questo è il mandato che ci ha dato la gente e noi come rappresentanti dei cittadini gelesi chiediamo questo all'ENI. Siamo venuti qua a Roma perché abbiamo tutti i figli grandi e sono tutti disoccupati, abbiamo tutti qua tre figli, tutti disoccupati, eppure noi i soldi non ce ne sono e vogliamo il lavoro. Io sono un pensionato, però ho i figli che sono tutti disoccupati e purtroppo manca questo lavoro per tutti. Vorrebbe dire due parole al signor Renzi, che si dà una mossa, che si dà una mossa per tutti, per la Sicilia, e al signor Crocetta, che si danno una mossa per tutti noi. E prima dell'incontro abbiamo raccolto anche la testimonianza di un gelese, Carmelo Turco, che si occupa dei rapporti tra l'ENI e il territorio. Sentiamo cosa ha riferito al nostro microfono. Oggi è un incontro per verificare lo stato dell'arte e dell'applicazione del protocollo d'intesa. Faremo le opportune verifiche, ascolteremo e dopodiché poi valuteremo quello che sono le risultanze. Ovviamente l'auspicio è che si dia un'accelerata definitiva a tutti quei processi autorizzativi che da tempo si aspettano e che determinano e potrebbero determinare il riavvio delle attività all'interno dell'indotto. E la vicenda ENI ha toccato anche il Santo Padre, perché tre lavoratori di Gela, della raffineria, dell'indotto hanno consegnato proprio al Sommo Pontefice una lettera accorata. Ti chiedo subito, Marco Cammarata, cosa può fare il Papa? Ma noi speriamo che può fare tanto. Stamattina siamo stati insieme a Emanuele Franco, ci ha ricevuto il Santo Padre.
dove già conoscevo onestamente il problema di Gela. Abbiamo consegnato pure questa lettera scritta da tutti noi lavoratori, dall'indotto, in più ne è stata consegnata pure un'altra dal parroco Cilindrello, Giorgio Cilindrello. Non sappiamo il contenuto, ma sappiamo che parlava pure del problema del raffinere di Gela. Quindi ora noi stiamo venendo, praticamente siamo stati fino a un'oretta fa in Vaticano, ripeto, siamo stati dal Santo Padre, conosce bene la situazione, ma ora noi siamo arrivati qua al Ministero con la speranza che oggi si possa risolvere qualche cosa, ma ci credo, onestamente io parlo chiaro, ci credo poco, perché è da 2 anni che ci prendono in giro ed oggi sarà l'ennesima presa per i fondelli da parte di questi signori, perché ripeto, la raffineria di Gela non è stata chiusa ieri, non è stata chiusa l'altro ieri, ma è già dall'anno scorso, quando sono venuti i signori politici a firmare questo protocollo. È chiaro che vi aspettate risposte concrete, positive, perché c'è in ballo il futuro occupazionale, più il presente che il futuro occupazionale, di chi lavora all'interno della raffineria. Guarda, le preoccupazioni sono reali, in quanto nonostante c'è un accordo di programma, non è ancora ben definito e molto chiaro. Io l'unica cosa che posso dire è che, venendo dal Vaticano, che il Papa parlava proprio della dottrina sociale, in quanto parlava dei vari ruoli, i ruoli attribuiti ai politici e a tutte le strutture sociali, che stanno veramente abusando adesso delle nostre questioni, e questi poteri forti stanno cercando di sradicare la nostra identità degli operai. Dunque adesso ci affidiamo anche alla Chiesa, ci affidiamo anche alla preghiera. Sì, noi principalmente vogliamo ringraziare il nostro Vescovo, perché già il Santo Padre ha avuto dettagliatamente tutto il problema di Gela e le varie situazioni di tutte le società, dettagliatamente. Il Santo Padre sa tutto, noi abbiamo consegnato 2 lettere, una scritta dell'indotto in cui parla appunto della strage che è stata fatta a Gela, e in più un'altra lettera riservata del parroco Don Giorgio Cilindrello della parrocchia di San Francesco, che parla anche del disastro di Gela. Ecco, qua noi ci aspettiamo che decideranno finalmente del futuro di Gela, però le notizie che abbiamo purtroppo ci dicono, ci hanno avvisato qualche amico da Milano, che l'ENI non ha un programma per Gela, perché con il petrolio così basso, e queste sono risposte che si sono arrivate, notizie che si sono arrivate stamattina, non hanno per Gela nessun programma. Noi auguriamoci che qua faranno qualcosa, almeno per salvaguardare i posti di lavoro, perché il programma prevedeva che non si doveva perdere nessun posto di lavoro. Tant'è vero, la mazzata ultima è quella della SMIM. La speranza, l'auspicio, l'augurio che da quella porta del Ministero dello Sviluppo Economico possano uscire risultati incoraggianti per il futuro di Gela. Una giornata intensa, una giornata difficile per le sorti della città di Gela in merito alla riconversione della Green Refinery. Ci riferiamo allo stabilimento ENI, si è parlato del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014, più che altro si è parlato del perché al momento attuale, siamo nel febbraio del 2016, ancora i cantieri non sono stati avviati. La riunione è finita da qualche minuto al Ministero dello Sviluppo Economico, sentiamo subito a tal proposito la dichiarazione che ha rilasciato ai nostri microfoni il sindaco di Gela, Domenico Messinese. Da parte del Ministero del Territorio e Ambiente si è notata una notevole accelerazione. I cantieri non partono immediatamente, e questa è la cosa più grave, perché giustamente le persone aspettavano che l'indomani potessero partire. L'iter per il completamento è almeno di circa 60 giorni per poter incominciare ad avere l'apertura dei primi cantieri. C'è stata data un'accelerazione rispetto allo stallo che c'era prima. Fra le altre cose, si è parlato pure per la situazione del punto di ricarica GNL, che dà una serie di problematiche, quindi questo a quanto pare uscirà
fuori dal protocollo d'intesa, però come amministrazione mi sono permesso di rincarare chiedendo la possibilità di realizzare uno studio per vedere di fare uno yard sul, proprio nel nostro porto, nel porto industriale, per consentire ai metalmeccanici e ai strumentisti che di fatto sono fuori, di poter, utilizzando lo yard, di realizzare le piattaforme e quindi di poter avere una continuità lavorativa sia subito, nell'immediato, proprio per la piattaforma che c'è in costruzione, ma anche in futuro. Questa è stata una proposta inserita per fare questo studio, utilizzando fra le altre cose i soldi delle compensazioni, è stato proposto all'interno del tavolo, la volontà da parte del Comune c'è per fare questo studio, che significa non solo lavoro nel breve periodo, ma che può dare dei risvolti anche in futuro. Invece la Regione è rimasta titubante, che era rappresentata dal vicepresidente Lobello, però questa azione credo che sia un'azione importante, perché dobbiamo pensare non soltanto ai cantieri che devono partire nei prossimi mesi, ma dare una continuità lavorativa. E fra le altre cose, i cantieri che partiranno saranno quasi tutti impegnati su bonifiche e decommissioning, quindi praticamente parliamo soltanto degli edili, e quindi la parte dei metalmeccanici in realtà si troverà in sofferenza. Sì, ma i lavoratori che sono qui oggi, il Comune di Gela cosa dice? Quando andranno a lavorare? Perché aspettano notizie concrete, fatti immediati. No, il fatto immediato era difficile che si potesse avverare sin da subito. Se riuscì a possa partire qualche piccolo cantiere già nelle prossime settimane, ma fatti immediati era sicuramente difficile, anche perché stiamo riuscendo a smuovere delle autorizzazioni che erano ferme da anni e svincolare tutta una serie di attività che erano ferme proprio, che negli ultimi mesi sono state praticamente ferme. E recuperare un anno e mezzo nel giro di 3, 4, 5 mesi non è così semplice, perché è abbastanza complesso, considerando che operiamo all'interno di un sito di interesse nazionale e che operiamo all'interno sempre di un polo industriale che è stato di fatto dismesso e spento. Quindi era meglio prevenire. Adesso noi dobbiamo gestire quello che ci hanno lasciato, che sinceramente non è il massimo, è di difficile gestione. Il problema dei lavoratori è giusto che vengano, se non c'è la possibilità di lavorare, che ci siano gli ammortizzatori sociali. Su questo devo dire che anche i sindacati sono stati molto chiari e l'hanno ribadito, infatti stanno prestando anche con il Ministero del Lavoro, oltre che a questo tavolo di verifica del protocollo d'intesa, però è chiaro che i passaggi che sono stati fatti vanno per far attuare intanto questo protocollo, ma in realtà è sempre un palliativo, perché questo, come ben sappiamo, quando si va a concretizzare tutto il protocollo d'intesa sappiamo che non tutti potranno lavorare, né adesso, e il numero di addetti fra 2 anni sarà molto ridimensionato. Quindi la sfida maggiore è quella di costruire qualche alternativa, che fino adesso non è stato fatto. Vicepresidente, è soddisfatto dell'incontro avuto oggi oppure si poteva ottenere di più? Oggi è stato un incontro che aveva un duplice obiettivo: prima segnare il ruolino di marcia, capire a che punto eravamo e se eravamo in ritardo rispetto ad alcune questioni, e poi fare chiarezza su altre, come quella sugli ammortizzatori sociali. Quindi abbiamo deciso 2 cose, che con il Ministero ci incontriamo subito dopo le festività pasquali, per capire intanto l'avviso che è stata fatta e la chiamata ad aziende che vogliono insediarsi a Gela, che tipo di risposta c'è stata, e dall'altro un tavolo invece regionale per discutere sulla proposta che il sindaco ha fatto sull'utilizzazione dei 32 milioni di euro che dovevano essere una sorta di misura compensativa per la città di Gela, spostarle invece su uno studio che deve poter guardare al porto di Gela. Premetto che anche la questione del porto non può essere vista in un rapporto quasi, voglio dire, a due tra regione e comune. Credo che debba essere interessato l'assessorato alle infrastrutture, come pure il Ministero delle Infrastrutture. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le organizzazioni sindacali faranno arrivare all'assessore al lavoro una richiesta d'incontro, proprio perché attorno a quel 5% bisogna definire regole e tempo.
Ma i cantieri quando partiranno? Abbiamo una data precisa? Per quanto riguarda i cantieri, l'appuntamento del subito dopo Pasqua riguarda questo. Sembra che a fronte dei 14 cantieri individuati, per 3 ci sono tutte le autorizzazioni e per 6 ci saranno entro la fine del mese. Per cui sui 14 individuati, 9 potrebbero essere pronti a partire immediatamente. Siamo con il vice sindaco Simone Siciliano. È chiaro che gli operai si aspettavano e si attendono con risposte concrete e immediate, però le risposte concrete e immediate con dati oggettivi alla mano ancora non arrivano. No, io i dati oggettivi ci sono, ecco, ripeto, oggi il Ministero dell'Ambiente intanto ha formalizzato quello che è il risultato della riunione di giorno 18. Cosa significa? Che entro 60 giorni si avvieranno i cantieri di bonifica dei procedimenti discussi appunto nella convenzione dei servizi di giorno 18. Stiamo parlando di 11 cantieri, 3 di carattere regionale, 6 di carattere diciamo ministeriale. Due diciamo, con diciamo, le criticità più grandi che sono Pozzillo e l'area Pozzo Gela 16, comunque cantieri che si dovranno chiudere e far avviare i cantieri. Altro dato importante invece è la volontà espressa dal Ministero dell'Ambiente di chiudere in 15 giorni la nona soggettabilità al VIA, che significa l'avvio dei cantieri della Green Raffinery, e da lì ecco, Eni ha dato evidenza che già le gare sono in essere, che la gara diciamo, dell'appalto Green Raffinery finirà a marzo 2016 per l'approvvigionamento, che quella lo reforming sarà completa ad aprile 2016, quindi ecco, ci aspettiamo che in questi 3 mesi tutti i cantieri vengano avviati in maniera stabile e che quindi diciamo, l'indotto possa essere riassorbito in maniera rilevante. E abbiamo raccolto anche le testimonianze della parte sindacale, in questo caso di Francesco Emiliani della FEM CACISL ed anche di Andrea Alario dell'UGL Chimici. Sentiamo cosa hanno detto in merito proprio alla riunione di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. La soddisfazione è quando arrivano i fatti. E hanno dichiarato che entro 20 giorni saranno rilasciate le autorizzazioni. Se queste autorizzazioni arrivano e partono i lavori, chiaramente saranno una soddisfazione. È chiaro che sono state dette tante cose, si è parlato dalle autorizzazioni ai vari cantieri aperti, ma anche per quanto riguarda il sistema dell'area di crisi complessa si è parlato un po' di tutto, però è chiaro che le soddisfazioni vengono al risultato fatto. Il nodo che può essere sbloccato è il 9 di giugno, che c'è il Consiglio di Stato che dovrebbe avere la richiesta che è stata fatta e quindi avere il ritorno di quello che è la positività del ricorso al TAR che è stato fatto da parte di Eni, e lì avere proprio lo sbloccare della piattaforma. Noi abbiamo chiesto che l'ingegnerizzazione di dettaglio e l'approvvigionamento delle apparecchiature per la costruzione della piattaforma venga fatto in maniera più celere. Sul Guaiule c'è, oltre al discorso di fattibilità, una potenzialità seria che può essere una filiera alternativa rispetto a quello che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo concluso questa giornata a Roma, nella capitale, vi abbiamo cercato di raccontare i risvolti dell'incontro che si è avuto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. Ringrazio Claudio Questante e ne approfitto anche per ringraziare i numerosi telespettatori che oggi hanno seguito con particolare attenzione le vicende che registravamo nella capitale. Un grazie a Fabiola Polara ed anche allo staff giornalistico e tecnico di Canale 10. Noi ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni per informarvi in maniera dettagliata sulla vicenda Gela. Caro Papa Francesco, sono un ex lavoratore metalmeccanico dell'indotto dell'ex raffineria Eni di Gela. Ho avuto il mandato da un centinaio di miei colleghi di pregarti affinché la tua divina e autorevole voce squarci il silenzio dovuto dall'egoismo di chi può e non fa, e sulla disperazione di quasi 1 migliaio di padri di famiglia che a causa di un processo di deindustrializzazione e di chiusura si trovano adesso in mezzo a una strada. Vane le lotte, le proteste, gli incontri, le manifestazioni cittadine, la disperazione è la nostra forza. Ma è anche tanta la frustrazione quando si guardano i propri figli e le mogli non potendo sopperire alle più normali necessità, anche quelle mediche a volte. Questa è una terra abbandonata da tutti, ma dove la realtà maligna della mafia sui bisogni e sull'insicurezza economica di tante persone potrebbe alimentare il suo male. Aiutaci, Santissimo Padre, aiutaci.